Ancora per poco a Livigno, prima dell'arrivo dei nuovi artisti dell'i-Experience, i DJ David Morales e Busta. Qui in Val Federia con Busta l'anagrafe Davide Di Leo, tasserista e fondatore dei Subsonica. Innanzitutto, come stanno andando le prove qui? Oh, questo è un posto magico, quindi è una settimana molto molto bella. Avere uno studio a disposizione con questo panorama e con questa tranquillità è molto ispirante. Quindi va molto bene. Ecco, che cosa state progettando lì dentro? Ci accennava qualcosa di Gemorales? Morales? Beh, con Dave, innanzitutto ci siamo conosciuti, non ci siamo mai incrociati in questi più di vent'anni, anni quasi di carriera in giro per i club. Quindi è la prima volta che abbiamo modo di stare un pochino insieme e recuperare un pochino di magia, che mi sembra abbiamo, abbiamo assolutamente trovato qui. Quindi ci siamo conosciuti, ci piacciamo. Musicalmente adesso suoniamo, perché poi alla fine non deve esserci necessariamente l'idea di un progetto da portare a termine, però intanto facciamo musica, che è quello di cui abbiamo passione, che rimane la nostra vita e che continuiamo a fare con, con tanta voglia. Appena ci siamo trovati abbiamo avuto voglia di suonare e adesso stiamo suonando, poi quello che succederà dopo non lo so ed è relativamente importante. Tu ti sei esibito ovunque in Italia e in gran parte d'Europa. Ma dentro un cubo, nel bel mezzo della montagna, ci avevi mai suonato? No, quello mi manca. È un'esperienza un unica che non vedo l'ora di fare. Perché credo, credo fortemente che la musica sia ispirazione e magia. Quindi, nonostante sia il mio mestiere, è un mestiere molto privilegiato, credo che mantenga davvero un'attitudine un pochino più speciale. Quindi poterla rigenerare questa attitudine in luoghi magici, in luoghi che non sono consoni rispetto a quello che facciamo usualmente, uno studio, un club, un il palco di un concerto, credo che sia benzina per la creatività. Ti piace l'idea di suonare per pochi fondamentalmente? Sì, mi piace perché ho sempre avuto molto rispetto come da fruitore di concerti e di serate, ho sempre avuto molto rispetto per chi c'è, quindi che possano essere uno. 10, 100, 1000, 10.000 valgono lo stesso perché andare a un concerto, andare a una serata implica a differenza di adesso quando magari al telefonino puoi fare swipe molto facilmente una presa di coscienza ti compri un biglietto, prendi la macchina vai, parcheggi, ti godi l'esperienza e quindi chiunque sia sul palco ha veramente il dovere di dare tutto quello che può anche se una sola persona davanti su quello è sempre stato uno dei, dire, dei codici più ferrei della mia, della mia vita da musicista. Ecco, a proposito di palco, è vero che la prima volta che l'hai calcato, avevi 14 anni? Avevo 14 anni, 15, forse. Comunque sì, ho fatto i miei 30 anni di palco qualche mese fa. In che occasione era così giovane? Era un concerto con la mia prima band, di cui ero io praticamente il pulcino e la mascotte ed era un concerto di cover, anzi noi in realtà facevamo già pezzi nostri, anzi pezzi loro e io facevo solo il tastierista, però sì, fu un'esperienza incredibile, sono già passati 30 anni. Complimenti. Come remixer invece hai collaborato con tanti artisti, Vasco Rossi, Morgan, Depeche Mode, adesso hai qualcosa in programma? Quest'estate sto andando in giro visto che i subsonica sono fermi ai box per mm, doverose necessità post-covid in attesa che riparta l'astronave madre, mi sto concedendo questa, questa passeggiata tra pianoforte ed elettronica in giro per l'Italia. Quindi saranno una quindicina di concerti da adesso a metà settembre in posti molto suggestivi e l'idea era quella di creare proprio una colonna sonora del silenzio delle persone. Quindi con il pianoforte, qualche synth, il silenzio di chi hai davanti, ti permette un paio d'ore di, di passeggiata senza ansia, senza dover performare la canzone, è un altro, un altro modo di, di stare sul palco che mi piace molto e mi affascina. Sei un musicista, sei un artista a 360 gradi perché sei musicista ma anche autore e compositore, hai lavorato anche, collaborato anche con, con Mina, con Malika Jan, con chi altro vorresti collaborare? Una volta ti avrei detto dei nomi, adesso ti dico più il, la tipologia di persona con la quale mi piacerebbe collaborare, più vado avanti più mi stanco un pochino di lavorare con me stesso. E quindi come per esempio in questi giorni, in questa grande occasione, di lavorare con Dave che non avevo mai conosciuto, lavorare con persone che ti possano ispirare. Perché poi il punto di, di svolta è quello, quando tu riesci ad avere la famosa somma di uno più uno che fa più di due, allora vuol dire che hai vinto. Se io riesco a lavorare con qualcun altro che mi guida su sentieri che non avrei preso nella mia quotidianità da musicista da solo, allora vuol dire che va bene tutto. E non importa il nome, non importa essere famosi o meno. Non tutti sanno che sei anche scrittore, da racconti brevi a romanzi e quant'altro. Al momento hai qualche presentazione in corso? No, attualmente no. Scrivere mi piace molto perché penso che il mestiere che faccio è quello di raccontare e cerco di trovare sempre lo strumento migliore per farlo, può essere la musica, può essere un libro, può essere un racconto. Ho molta stima e molta rispetto sia di me stesso sia di chi poi si approccia a quello che faccio, quindi vorrei fare sempre le cose quando... Ho l'esigenza e la necessità di farle e il tempo per farle bene. Quindi adesso no, non è il momento di scrivere, è adesso è il momento di suonare. Poi magari a un certo punto verrà il momento di suonare meno e scrivere di più, allora sarà il momento giusto. Musica e parole, quindi questa connessione c'è sempre? C'è sempre perché le parole sono importanti, perché la musica vive da sola, anche senza le parole, ma alla fine le, le ha anche quando fai musica strumentale, quando per esempio questi concerti che sto facendo sono strumentali. La voce è la voce delle persone che ascolta, quindi hai tempo di fare una riflessione. Per quello che riguarda la parte pop, sì, vale sempre e bisognerebbe avere molto rispetto, lo dico da parte da artista verso gli artisti, nei confronti degli artisti, bisognerebbe ricordare sempre che il microfono è una responsabilità. In qualche modo tu ispiri la vita di qualcuno, accompagni la vita di qualcuno, quindi le parole che usi sono importanti perché possono essere di ispirazione per altri e quindi sì, sarà sempre un binomio inscindibile Ispirazione, questa parola è stata pronunciata più volte da te nel corso di questa intervista eh, ispirazione sicuramente con il tuo collega in questo momento ma per quanto riguarda Levigno, questo posto ti sta ispirando oppure no? Sì, 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 mi sta ispirando perché mi consente innanzitutto di approcciarmi a un posto nuovo che non avevo mai visto questo tipo di montagna, questo momento qua, questo, questo è il suono che abbiamo intorno è di grande ispirazione. E non puoi fare musica, cioè allora, puoi fare musica come compito, musica come lavoro, ma se deve essere qualcosa di più, qualcosa che merita poi di stare nella vita delle persone, deve essere per forza ispirato.